i podcast di LCN Sport. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici di Diario 1912, la calciolecco dei payday. Oggi è martedì 21 novembre 2023 e quindi è il giorno in cui ci si avvicina ancora di più alla ripresa delle ostilità, alla ripresa del campionato, all'inizio di queste ultime 7 partite che nel giro di un mese ci consegneranno potenzialmente una classifica rivoluzionata, perché 21 punti sono tanti. Mettete caso, la Feral Pisalò di questi 21 ne fa 15, va sicuramente a occupare una posizione alta, comunque media della classifica, media, perché comunque il gap è non banale ma non ampissimo. Io ho preso in esame l'ultima della classe, comunque chi sta in fondo vale per la Ternana, vale per noi, ma se noi facessimo 15 punti girassimo a 27, scusate, cercavo il foglio da firmare nel cassetto, non l'ho trovato, però voglio dire, faremo sicuramente un bel progresso, sa, che perché la media sarebbe da 2 punti a partita abbondanti, vorrebbe dire tenere la media attuale, vorrebbe dire fare tanto, vorrebbe dire continuare con questo percorso di crescita verticale. Nei giorni scorsi, la scorsa settimana, ho definito irreale la media di 2,2 punti a partita che l'Ecco è riuscito a tenere da Pisa in avanti, quindi c'è anche la partita persa con l'Ascoli di cui non ho tenuto conto. Dico, in questo periodo, in questo specifico ristretto periodo, è riuscito a tenere questa media irreale per quella che è la rosa sulla carta. Poi però il campo dice che si parte sempre 0-0, che si parte sempre con 16 giocatori contro 16, potenzialmente con uguali possibilità di riuscire a farcela, altrimenti se non fosse stato così noi oggi come oggi saremmo ultimi sparati con 3 punti in classifica, secondo i giudizi della gran parte degli addetti ai lavori. Che quando io dico gli addetti ai lavori si sono accorti di noi, gli addetti ai lavori o l'Italia si è accorta di noi, c'è anche chi ci pigliava per il culo fino a non tante settimane fa, tra questi addetti ai lavori. E sapete anche che quando ci siamo dovuti togliere i sassolini dalle scarpe l'abbiamo fatto, qualcuno si è offeso, pace, amen. Quando poi sbagli ovviamente qualcuno arriva a presentarti il conto. Penso che sia giusto, una legge della vita che sia giusto rispettare, pur rimanendo sempre nei canoni della civiltà, questo va assolutamente precisato, ok? Detto ciò, stiamo concreti, stiamo sul pezzo. Da dove partiamo? Partiamo dal fatto più attuale, partiamo dalla nuova terza maglia dell'Ecco. A me piace molto, mi dichiaro subito, sapete, l'ho detto anche nelle altre, ovviamente la questione sponsor non la cito più perché è una richiesta specifica del main sponsor, avere Cantine Piromano casa Cogli sotto e sulla spaglia Terrebenti Voglio dietro c'è Galperti. Ripeto, come ho detto ieri, non è che facciamo pubblicità, voglio dire, lo vedono tutta Italia quella roba lì, quindi non facciamo pubblicità di alcun tipo. Ma questo lo dico anche perché quando sono state presentate le prime due maglie, in tanti hanno contestato allo sponsor tecnico Legia, avete fatto su una pattonata, in realtà quando lo sponsor vuole quello, la società avalla, non ci sono stati che tengono. Poi lo sponsor tecnico può cercare di mediare, ma alla fine esegue, cioè puoi mediare, tagliare, sfilare fino a quanto vuoi, però se poi il sponsor fa richiesta di quella cosa lì, ha voglia andare a dirgli no, zitto, faccio modo mio, si creerebbero evidentemente dei problemi, se lo sarebbero anche dei problemi che a livello economico, non è che esattamente parliamo del nulla, non è che l'Ecco sia la prima squadra per incasso da sponsor e da main sponsor, però comunque sono soldini, poi non è neanche facile pensare di andare a trovare un nuovo main sponsor così su due piedi. Quindi confermata questa cosa sulla pancia, sul braccio, sulla parte posteriore, il posizionamento sponsor quello era, quello rimane. Mi piace molto sinceramente di tutta questa maglia l'inserimento dell'addio ai monti di Alessandro Manzoni. Io avevo giudicato positivamente già l'iniziativa in tal senso della Oro Cash Pallavolo Lecco Alberto Picco, che per chi non lo sapesse, sulla maglia del Libero presenta 10 personaggi, 10-12, sono un piccolo misunderstanding, un piccolo lapsus per meglio dire,
presenta una decina di personaggi dei Promessi Sposi su questa maglia, quindi a rotazione se ne vedono passare tanti: Renzo, Lucia, Don Abbondio, i Bravi, via via dicendo, una decina per l'appunto, e promuove anche la cultura in giro per l'Italia. Un girone molto eterogeneo, quello della squadra principale, squadra di pallavolo lecchese, come città e come provincia, inteso proprio come territorio lecchese, e di conseguenza un'iniziativa che personalmente mi ha visto favorevole, quindi mi vede favorevole anche che Lecco porti in giro la terza maglia con l'addio ai Monti Sorgenti, che assolutamente sono uno dei passaggi più belli dei Promessi Sposi, posso dirlo. Personalmente a me piace più anche nell'Incipit, perché quel ramo del lago D a me è un po' da fastidio, e tenete conto che parlate con uno che alle scuole medie ha preso e ha cancellato Como, ci ha messo l'Eco. Capite un po' con chi avete a che fare, quindi proprio cancella in matita, perché poi i libri si rivendevano giustamente, quindi anche per non creare danno particolare ai miei genitori avevo cancellato a matita, ci avevo messo sopra l'Eco. Sì, ero già tifoso, sì, se non era alle scuole medie era il primi anni delle superiori, comunque più o meno la metà degli anni che oggi sulla rivelati dalla carta d'identità. Quindi addio Monti Sorgenti dall'acqua ed elevati al cielo, cimene eguali, note che è cresciuto tra voi impressa nella sua mente, non meno che lo sia l'aspetto dei suoi più familiari, torrenti dei quali distingue lo scroscio come il suono delle voci domestiche, ville sparse biancheggianti sul pendio come branchi di pecore pascenti, addio, e via dicendo. Passaggio molto lungo, capitolo ottavo dei Promessi Sposi. E tra l'altro, penso che lo sappiate quasi tutti, a Malgrate, che proprio incornicia Lecco, gli hanno fatto una meraviglia. Incornicia Lecco questo passaggio sul lungo lago, in cui proprio c'è l'inizio dell'addio ai monti, e proprio dietro c'è Lecco, un matitone. Hanno integrato l'urbanistica con l'urbanistica di Malgrate nuova, con l'urbanistica più retro di Lecco, il nucleo storico. Per me è uno dei passaggi più belli, sinceramente, che abbia mai visto sul lungo lago. E posso dire di aver girato tanti posti in Italia, tanti laghi, anche tanti lungomari, veramente un passaggio meraviglioso. E quindi questa maglia che presenta la Die Monti, stampato con un carattere tutto maiuscolo, però comunque che bisogna star lì a guardare, leggere, bisogna capire, il passaggio è quello che vi ho recitato, proprio sulla pancia, anzi su tutta la parte frontale, sul corpo dei giocatori, se lo porteranno letteralmente addosso, e anche sulle spalle, sulle maniche no, perché appunto trovano poi spazio il simbolo di Legea, la patch serie BKT, la patch dello sponsor e varie cose. Comunque la maglia piace molto, ho visto sui colori che tanti si sono un po' detti negativi, ho detto il granata è il nostro colore, qualche anno fa non troppi in realtà il granata è stato utilizzato, un anno è stato utilizzato il rosso in onore dei medici, degli infermieri, del personale sanitario più in generale che ha combattuto il Covid, infatti era la stagione 2021, e secondo me fu una bella scelta che ha dato onore alla società. I colori in realtà quest'anno, voi dovete ricordarvi che abbiamo una proprietà molto scaramantica, quindi le richieste sono state: tenete gli stessi colori dell'anno scorso, e così è stato, ci sono stati santi che tengano. Quindi terza maglia, una richiesta ha fatto la proprietà: tenete gli stessi colori, quindi il nero è difficile variarlo, col celeste sui bordi cambia il colletto che ha una forma diversa, ecco, quindi non c'era tantissimo margine, e a mio parere se il margine di manovra è stato questo, ed è stato questo in effetti, è stato poi anche detto durante l'appuntamento, c'è anche il video, l'intervista a Matteo Maddaluno che è l'amministratore unico di Legea Ablecco, hanno fatto secondo me la scelta giusta, che dà lustro al territorio, e noi abbiamo le nostre due principali squadre sportive proprio a livello di squadra, intesi come collettivi, che diciamo, utilizzano un pallone, perché poi in realtà
ci sono anche altre squadre che stanno in alto, diciamo, in questi due che sono gli sport principali, uno a livello maschile e l'altro a livello femminile, che porta in giro Alessandro Manzoni, perché non l'abbiamo ancora detto, nel 2023 cade la ricorrenza ai 150 anni dalla sua morte, e quindi si porta in giro Manzoni, evidentemente i Promessi Sposi, che dobbiamo sfruttare molto di più, e forse sono i primi anni in cui riusciamo a farlo. Poi tanto Villa Manzoni chiuderà a breve per un restauro massivo, questi tempi sono stati fatti dei lavori un po' meno profondi, vabbè, via dicendo, adesso non sto lì a entrare troppo nei dettagli perché non è lo scopo di questo podcast, però ecco, queste sono cose che a me fanno piacere perché io amo il mio territorio, amo la mia città, non posso dire di conoscere a meno dito i Promessi Sposi, però comunque ci sono evidentemente affezionato, perché probabilmente sono il principale romanzo a livello italiano che si studia in tutte le scuole e permette di conoscere l'eco in tutta Italia, e noi non ci rendiamo conto di questa fortuna. Mi ne accorgo dal fatto che invece quando esco capita che si va al centro, sud Italia, e conoscano l'eco, e questa cosa dobbiamo imparare a capirla, e forse in questi ultimi anni vedo qualcosina di più. Per questo io dico buona iniziativa, se lo sport può aiutare bene che lo faccia, se la città si accorge che lo sport può aiutare gli apra le braccia e accolga, e così sta facendo, la cosa, ripeto, mi vede assolutamente favorevole, quindi per me maglia promossa. Poi per il Granata ci sarà tempo, anche a me piace molto il Granata, guardate, io qua alla mia sinistra ho la maglia della promozione dalla Serie D alla Serie C, quindi 18-19, presa all'asta, era un'asta benefica, avevo preso la maglia di Lisai e di Safaricas, e in quell'occasione la maglia del portiere era Granata con i serti celesti, tra l'altro vero celeste, quello che vediamo adesso è un po' più un azzurro, e mi piaceva molto, mi piaceva veramente molto quella maglia Granata, appunto, e infatti aveva riscosso parecchio favore nella piazza. C'è tempo per tornarci, per quest'anno può andare anche bene così, dai. E mi piace anche questo sorta di patch che sembra molto un francobollo, però in realtà sono quelle le dimensioni, che appunto richiama il programma delle iniziative per Manzoni, che personalmente ho visto 500 volte, che di fatto è la locandina fatta in piccolissimo e appiccicata sul fianco sinistro in basso della maglia, e quindi secondo me se ne venderanno anche di queste maglie. Faccio un po' la lettura di marketing così, cioè tanto chi se ne frega, già che ci sono butto dentro anche questa cosa, e secondo me ne vedremo un po' di queste magliette, per quanto quella blu celeste è la più bella, va da sé, no? Altre cose, iniziativa sempre dei tifosi, non ci perdo tanto tempo perché c'è un podcast specifico, lo trovate su Invasione di Campo, che è un altro nostro format non sviluppatissimo, però nel tempo l'abbiamo integrato, ci sono delle interviste, dei commenti miei di Stefano, l'ho veicolato lì perché questo è Diario 1912, quindi non ho fatto un mix. Su Invasione di Campo trovate la nostra mia intervista a Grazia Farina, che è stata l'ideatrice di questa iniziativa che va contro alla mancata consegna della benemerenza nominale al patron Paolo Leonardo Di Lullo. Voi sapete che il comune ha scelto, i capi gruppo delle forze politiche in comune hanno scelto di darla alla Calciolecco 1912. Tra l'altro c'è un problema, perché questa benemerenza è già stata assegnata negli anni 60 e non la c'è più alla squadra che è andata in Serie A, quindi fondamentalmente rischia di essere anche irregolare, però adesso non entriamo in questo discorso, l'abbiamo già detto, mi ha già speso un bel po' di minuti durante la passata puntata del Blu e il Celeste, e di conseguenza questa iniziativa di Grazia Farina, che sta coinvolgendo più realtà di una parte, insomma la tifoseria lecchese ha diverse sfaccettature, no? C'è chi va in curva e distinto in tribuna, però sta coinvolgendo un po' di gruppi, si darà questa medaglia al patron Paolo Leonardo Di Lullo teoricamente in occasione di Lecco Bari, tra l'altro in quel giorno vengono consigliate le benemerenze ufficiali da parte del comune, le medaglie d'oro, e poi ci sarà un altro riconoscimento, non dovrebbe essere una medaglia d'oro, un altro personaggio di spicco della società, non vi rivelo niente, aspettate poi l'occasione, è quella lì che vi ho detto, sperando che poi il patron Di Lullo possa essere effettivamente allo stadio, perché sapete le sue condizioni non sono particolarmente buone, tant'è vero che anche ieri l'unico rappresentante della famiglia era Cristian Paolo Di Lullo, il presidente della società, anche suo figlio, insomma gli passa un po' di anni in tal senso, però ecco, tutte le informazioni non le cito qua, ve le do su Invasione di Campo,
campo, ve le racconta Grazia, ed è un'iniziativa che ci sta che la tifoseria si senta non rappresentata totalmente da questo provvedimento e voglia dare qualcosina di importante anche a una persona singola, due persone singole di questa società. Ci sta, va bene, per me non è stata una follia in senso totale darla alla società, ci poteva stare, la società poi rimane e rimarrà per sempre. Detto ciò, l'aver scoperto dopo che era già stata scritta negli anni 60, sono sincero, mi ha fatto storcere parecchio il naso, perché si è cercato un po' la soluzione di comodo per cercare di accontentare tutti e di non andare incontro a un personaggio che comunque è scomodo e che al comune non ha mai fatto passare nulla. Però ecco, il fatto che sia già stata assegnata, sinceramente, non è proprio il massimo da vedere. Punto 3, cosa abbiamo? La Cremonese, perché noi andiamo verso Cremonese. Lecco, parto dal dirvi cosa ha fatto la Cremonese ieri. Beh, ovviamente Lecco tra l'altro ieri si è allenato al pomeriggio, ieri mattina appunto è stata dedicata a questo appuntamento con il caporale Lemmens e giudici. La mattinata Lecco si è ritrovato il primo pomeriggio e quindi poi si è allenato. La Cremonese ieri si è allenata al pomeriggio, è iniziata di fatto la preparazione vera e propria per lo scontro interno dello Zidi di sabato 25. Attivazione muscolare in palestra, riscaldamento fisico e atletico in campo, esercitazioni tecniche a gruppi con l'utilizzo di sagome, porticini e partita su metà campo, quindi parte tattica. Presente Antov, che è tornato dagli impegni con la Bulgaria. Lavoro differenziato per Afena Ghian, perché questi hanno pure Afena Ghian. Oggi allenamento alle 10:30. Fronte dei biglietti, che evidentemente è importante. Numero 1, su Como Lecco non c'è ancora nulla da dire, si aspetta ancora che l'osservatorio dia delle indicazioni. Mi sembra la follia, anche a me ieri ho letto una cosa che sottoscrivo mille volte: siamo tutti ostaggio dell'osservatorio. Si gioca nel fine settimana Sampdoria Spezia, ancora non è stato possibile mettere in vendita i biglietti del settore ospite. Se a voi sembra una roba normale, perfetto. Per me è una follia su tutti i fronti, perché siamo a martedì e questi ancora non sanno cosa faranno nel fine settimana. Manca una settimana al derby guardando noi e ancora non sappiamo cosa dobbiamo fare martedì sera. Quindi noi lo sappiamo, i tifosi, già ci saranno solo 500 biglietti per i residenti in provincia di Lecco. In più ancora non si sa quando, come verranno messi in vendita, se ci sarà la tessera, se ci sarà la tessera, perché le disposizioni del 16 di agosto, ve l'ho già detto ieri, per me non sono più da ritenere valide, perché allora non c'era manco un programma di fidelizzazione, non si sapeva manco che campionato avremmo fatto, era stata una riunione pro forma, perché questo poi ha raccontato la storia. Il 16 di agosto già si sapeva che quella sarebbe stata la storia, visto che da lì a due giorni è partito il campionato e noi eravamo stati messi in stand by insieme al Brescia o la Regina. Quindi ditemi voi se vi sembra una roba normale. A me sinceramente non lo sembra proprio, e ripeto, ieri ho detto la cosa perfetta: noi siamo ostaggio di questa gente che pur con il turno delle nazionali in mezzo ha cazzeggiato bellamente l'ultima riunione dell'8 di novembre. Sono passati 13 giorni e ancora noi non sappiamo cosa dobbiamo fare il 28. Bellissimo. Il GOS non si riunisce finché non ha le indicazioni sulle partite a rischio, cosa che ho cercato di spiegare ieri e che spero sia stata afferrata dai più e anche dai detrattori che tutti noi abbiamo. Qualcosina c'è sul fronte come farà il Pisalocchi, può essere un indicatore di massima su quello che ci aspetta, almeno dal punto di vista del prezzo, perché sono partite ieri alle 12 le prevendite per Como Ferral Pisalò settore ospite. Prezzo online 20 euro più commissioni, punti vendita 22,22 euro più commissioni, quindi probabilmente questa sarà la fascia di prezzo, a meno che decideranno di aumentare. E già 20 euro più commissioni per quell'angolo là dove non vedi poco e niente, mi sembrano più che sufficienti, tutta onestà. Comunque aspettiamo di vedere comparire queste notizie, perché anche loro giocheranno sabato 25 alle 2 esattamente come noi. Ripeto, oggi una settimana e c'è la partita, quindi non è che possiamo aspettare chissà quanto. L'ultima cosa, sempre sui biglietti, vi aggiorno sui dati della prevendita per Cremonese Lecco. Chiudiamo così, chiudiamo alla grande, perché comunque siamo a quota 357, quindi con questo dato qualcosa succede. Andiamo comunque in
ogni caso ad alzare quella che è la nostra media relativa ai biglietti che sono stati venduti nel corso di questa stagione, parlando di trasferta. Perché c'è la classifica in tal senso, e noi bene o male siamo proprio a quota 350 tifosi portati in ogni trasferta. Chiaramente c'è il boom di Reggio Emilia che ci ha fatto vivere un'impennata importante in tal senso, però insomma anche, cioè, ricordo, abbiamo avuto Cosenza, Palermo esattamente dietro l'angolo, voglio dire. E quindi 357 nel momento in cui siamo andati a registrare, ed è un numero che penso raddoppierà, penso di sì, da qui a sabato. Ricordo che la prevendita chiude alle 19 di venerdì per quanto riguarda il settore ospiti. Poi quelli che non ce l'avranno fatta potranno prenderlo per andare in tribuna, così come è successo a Reggio. C'era una quarantina di tifosi più o meno in tribuna, perché la prevendita si era chiusa a 810 italiani venduti per il settore ospiti, super capiente tra l'altro come quello dello Zivi, allora dello stadio Città del Tricolore Mapei Stadium, ex Giglio di Reggio Emilia. Ci aggiorniamo domani, spero di darvi informazioni più precise sulla biglietteria per come ho letto, però non dipende da noi, non facciamo noi le riunioni, non prendiamo noi le decisioni, però spero che ci siano delle indicazioni quantomeno dall'osservatorio, da lì si passi poi la palla al GOS, che al giro di un pomeriggio può decidere e dare via là, perché immagino che a Como devono solo schiacciare un bottone, mettere in vendita tutto questo su Viva Ticket col comunicato ufficiale. Non penso che ci sia molto di più da fare. Buona giornata a tutti e forza, ecco sempre.